Un recentissimo studio pubblicato sul British Medical Journal ha raccolto le prove scientifiche della correlazione tra certi alimenti e l'insorgere di cancri e tumori. Simona, che paura, quali sono questi cibi? Lo sto per dire, prima però una riflessione. Non bisogna demonizzare questi cibi, ma imparare a misurarli e mangiare gli altri in modo equilibrato ogni giorno. I cibi che causano il cancro secondo la scienza. Aumentano il rischio di tumore salumi, insaccati, carni rosse, i cibi troppo salati, gli additivi chimici, i coloranti e conservanti, i cibi in scatola. La cottura ad alta temperatura, come la frittura, modifica i cibi e crea tossine pericolose, spesso cancerogene. Ma perché questi cibi causano il cancro? Ce lo dice la scienza. Lo studio è realizzato dalle università di Brescia, Siena e Manchester. Questi alimenti creano una situazione infiammatoria, cioè aumentano i radicali liberi e l'acidificazione dei tessuti del corpo. Queste sono le premesse per la proliferazione di cancro e tumore. Uno studio congiunto tra Italia e Regno Unito ha stabilito che in questa situazione si sviluppa una proteina chiamata RK5, che contribuisce allo sviluppo delle cellule tumorali. Negli esperimenti, la riduzione di questa proteina ha ridotto la crescita delle cellule del tumore e ha favorito il ritorno a un ambiente più alcalino, inadatto alla proliferazione tumorale. Lo studio conclude che per prevenire il cancro i punti cardine sono alimentazione sana e movimento regolare. Mangiare cibi vivi, quindi frutta, verdura, legumi e cereali, anche crudi, e limitare il consumo di proteine animali e cibi industriali. Come sempre, la dieta mediterranea a prevalenza vegetale è adattissima. Ovviamente da preferire cibi biologici, verdure crude, agrumi e frutti di bosco. In sintesi, la vita nasce dalla vita e noi facciamo bene a preferire cibi freschi e vitali, come i vegetali di tutti i colori, ma rigorosamente di stagione. Ecco la formula da ricordare sempre. Alimenti di qualità uguale vita di qualità uguale salute di qualità. Questa è la migliore prevenzione. In descrizione trovate i link ai miei libri su alimentazione naturopatica e naturopatia per la salute. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao!